guarda un po', che scherzi che mi fa la vita. Io parlo, parlo, ma mio amore Margherita. Ma guarda un po', che scherzi che ti fa la vita. Questa è la storia di mia madre Margherita. Se uno non paga, che succede? Poi si se uno non paga, e secondo il clandestino col quale si è messo. Se si mette con un clandestino buono va bene, se si mette in un cerchio di persone piuttosto pesante lo massacrano. Ma secondo me è giusto, perché nella vita quando imbrogli una persona devi essere massacrato. Quando fai debiti devi pagarli, non c'è mica niente da... Nell'81 non sarei mica così deficiente di non sapere che 3 milioni il giorno dopo non li puoi pagare. Di domenica, mentre i gol entrano in rete e durante la settimana, quando i cavalli galoppano a 60 all'ora, in tutta Italia decine di miliardi passano da una mano all'altra. Qualche volta si decide anche della vita di un uomo. Nel racket delle scommesse clandestine scorrono ormai terrore e danari senza pietà. Un esempio della violenza che regola il mondo delle scommesse clandestine. Il 7 marzo del 77 viene rapito sotto casa l'avvocato Vittorio Di Capua, dirigente della società che gestisce i campi dell'Ippica e del Galoppo di San Siro a Milano. Nelle settimane precedenti la sua scomparsa, l'avvocato Di Capua aveva dichiarato guerra pubblicamente agli allibratori clandestini che infestavano l'ippodromo. 7 mesi dopo, il 9 ottobre del 77, il suo corpo sarà trovato sotterrato in un campo alla periferia milanese. Molte le voci sui moventi del sequestro. La principale si collega però ai tentativi compiuti da Di Capua di moralizzare il mondo dell'Ippica, inquinato dentro e fuori i campi da interessi non sempre puliti. Dall'assassinio di Di Capua ad oggi sono numerose le vittime in qualche modo collegate al mondo delle corse e delle scommesse. Non è facile ripulire un ambiente nel quale la malavita si inserisce con i suoi interessi, i suoi intrighi e la sua violenza. Anche una settimana fa, a San Siro, 2 cavalli sono stati esclusi da una corsa. A un controllo antidoping erano risultati imbottiti di eccitanti. Le difficoltà di entrare nell'ambiente dei clandestini sono molte. Il giro, sia per le corse di cavalli che per il calcio, è di miliardi ogni settimana. Per avere un'idea, sono sufficienti le cifre di Milano. A San Siro, per una riunione di trotto, le scommesse fatte con i bookmaker, gli allibratori ufficiali e al totalizzatore si aggirano intorno ai 400-500 milioni a riunione. Quelle illegali, fatte con i clandestini, detti anche volanti, nel campo e fuori, si calcolano intorno al miliardo per ogni riunione. Il doppio, quindi, del gioco legale. È un vortice di danari gestito da clan che usano i criteri e i metodi della mafia, le intimidazioni e la violenza. Un clandestino che in un primo momento aveva accettato di parlare, fino a pochi anni fa era cassiere in una banca milanese di Sindona, si è rifiutato poi anche di dare le informazioni meno compromettenti. Per le scommesse nelle corse ippiche, spesso possono correre fili diretti tra i giocatori clandestini e i personaggi che gravitano nel mondo delle scuderie. Basta poco per drogare un cavallo o per trattenerlo in corsa. È un collegamento che nelle scommesse sulle partite di calcio diventa più complicato, anche se non impossibile. E lo hanno dimostrato le recenti vicende in cui sono rimasti coinvolti anche alcuni noti calciatori.
Ma l'aspetto più grave e meno pubblicizzato delle scommesse clandestine è quello della frode fiscale. In altre parole, mentre su qualsiasi vincita, dall'otto al totocalcio, si pagano le tasse, sulle scommesse clandestine né la liberatore né il giocatore versano naturalmente una lira al fisco. Il clandestino opera comunque a tutti i livelli. Si sposta da una città all'altra, inserendosi dove le corse o le partite di calcio sono più importanti. La rete è fitta, efficiente e organizzata, estesa su tutto il territorio nazionale, come la trama di un potente racket. Quelli che raccolgono quote, scommesse in città, ecco perché questi che girano, c'è un volume di affari, sì, di milioni. Il gioco clandestino è pagato meglio, al picchietto per esempio il cavallo lei lo gioca alla pari, fuori rischia di giocarlo 1 1/4, 130, cioè sarebbe 13%. Ma questi volanti, li chiamano volanti questi clandestini, arrivano addirittura nelle case, bussano, fanno scommettere. Quanti ce ne sono? Tanti. Al galoppo più che al trotto. Perché al galoppo è più facile dar via, perché i cavalli al galoppo è più difficile indovinare un cavallo, al trotto è più facile. E quindi il clandestino lavora meglio al galoppo perché il rischio paga di meno, cioè sono meno i cavalli che possono arrivare, cioè è più difficile indovinare il galoppo. Ma poi pare ci sia tutto un giro, ecco lei che parlava di giovani, vecchi. Dico che l'ippica è in mano solo delle persone vecchie che hanno solo i soldi e basta, non che capiscono di cavalli. E quindi inclinano un po' la mano. No, lei è sporco. Lei è sporco, sporco da quella gente lì, non sporco per l'ippica, perché l'ippica e il cavallo è bello. La più bella cosa che ci sia è il cavallo. Questi clandestini. Clandestini sono solo i picchetti, basta, esistono. Non esistono in fuori, in giro per la città. Ah, beh, quello in giro della città esistono anche nelle partite di calcio. Lei ha fatto la cosa, i clandestini sono sempre. Quando lei prima della partita va lì, i picchetti lì da basso scommettono anche sulle partite. E che convenienza ha uno di scommettere fuori, in città col clandestino? Gli danno 2-3 quote di più, ma è una libidine perché rischiano. Se quello la scappa, poi non pigliano neanche i soldi. Succede? Succede che il clandestino si... come è successo anche! E allora poi ci scappa il morto. Ah, non lo so, quello io non faccio il carabiniere. Quello deve pensare. Senta un'altra cosa, lei diceva poco fa che ai picchetti scommettono anche sulle partite. È logico. Quindi quando vanno a giocare i cavalli scommettono... Sono lì che c'è i cavalli, c'è la partita, cosa mi dai dalla partita? Ma la dai a 2-3, vince 1-0 l'Inter, il Milan, roba così, fanno anche sempre quello. Sempre col clandestino? No, anche al picchetto. Ah, lo fanno? Quelli che dirigono i picchetti cosa sono? Sono mica clandestini anche loro. Prima hanno fatto i clandestini, hanno fatto un po' di grana, poi hanno fatto i picchetti regolari. Carriera. E si parla tanto, ecco, si parla tanto anche di un'altra cosa, che nelle stalle così succedono un po' delle combine, c'è... Lo stalliere che magari gli dà la carota con il tranquillante al cavallo. Sì, può succedere quando trova un uomo di scuderia non competente della cosa, che sia da poco in questo ambiente, allora si lascia corrompere molto facilmente. Prima cosa, sa cosa va incontro a mettersi con certa gente, con i clandestini o meno, quindi non ci sta. Lo fa il nuovo arrivato che non sa cosa va incontro, non conosce bene questa gente, che possono far delicati o meno, allora lui inconscientemente lo fa e succedono quelle cose che non dovrebbero succedere. Si mette d'accordo con un clandestino? Esatto, si mettono d'accordo. Lo fa per i soldi, perché è ovvio, il clandestino trova il giovane così che ha bisogno, perché il giovane oggigiorno per i soldi fa di tutto, no? E cosa vuole? Gli offrono 1 milione, 1 milione e mezzo, un ragazzo che guadagna poco, c'è il suo stipendio o meno, lo fa molto volentieri, e non hai, perché è mancanza d'esperienza. E con un tranquillante compromette la corsa? Certo, con un tranquillante, con un eccitante. O ci con sono un eccitante? Che può vincere la corsa a cavallo. Però se vanno ci sono anche quelli, però vedi i guidatori vanno molto più sul prudente. Per esempio a Napoli, lei che è di Napoli, sì, ci sono addirittura corse clandestine che sviluppano tutto un tipo di scommesse. Quella lì è quelle che fanno su strada. Come fanno a Messina, cosa succede? A Messina la mattina fanno le corse. La mattina le clandestine? Fanno... No, clandestine, sono due privati, no? Due che hanno due proprietari di cavalli, li allenano bene,
li siringano anche bene e poi dopo corrono su strada. E su questi si scommette? C'è un logico, ci sono 100-150 persone ogni riunione che fanno la mattina alle 5. In quale zona di Messina? Ma io so che lo fanno a Ganzilli e a Catania. Catania tanti, Catania le fanno, ma sono bellissime a vedere quelle cose. Io ho perso quello che non ha perso nessuno al gioco, proprio con un'idiozia specifica, non del giocatore, proprio dell'idiota, capito? Oltre a questo vantaggio economico di giocare col clandestino, quali sono gli altri vantaggi di poter pagare in soluzione differita, di poterlo ricevere a casa, di potergli telefonare e puntare, quali sono? Beh, i vantaggi sono il fatto che come quando tu vai al casinò, se c'hai 100.000 lire da perdere, perdi solamente 100.000 lire, ma se c'hai un castelletto, hai la possibilità di prelevare 4 milioni, il castelletto proprio, no? Che il casinò si interessa attraverso quello che guadagni e ti dà un castelletto di 4 milioni, tu quando vai lì vai con 100.000 lire e perdi 4 milioni e 100.000 lire, il clandestino è lo stesso, perché se tu sei arrabbiato, sei al brucio e vedi un cavallo nella corsa dopo e hai perso le 100.000 lire, è chiarissimo che vai a puntare su quello che darai il giorno dopo, su quello che dovresti dare il giorno dopo, per cui una persona che va a San Siro con 200-300 mila lire, quando si incontra col clandestino che conosce, può perdere anche 3-4 milioni, perché dice te li do la prossima settimana. Questo si fida e tante volte gli va bene, tante volte gli va male. Per il clandestino però è già scontato che se gli va male ci sta dentro lo stesso nella situazione, capito? Non è che ci perda, perché un po' con la voce grossa, un po' con la voce piccola, però i soldi li prende, li porta sempre a casa. C'è ora una fioritura di scommesse clandestine per il calcio, come mai? C'è una rimonta? Sì. Per il calcio c'è sempre stata una grande fioritura di scommesse, solamente che negli ultimi tempi ci sono scommesse un pochettino strane. Sul calcio, sullo scandalo del calcio sappiamo tutto, no? Sulle puntate, mentre adesso ci sono scommesse triste anche sul calcio, nel senso che si giocano le partite, se si indovinano tutti e tre risultati uno dopo l'altro, no? Si guadagna una quota che varia intorno a 6, 7, anche 8, secondo le tre partite da indovinare, e molti giocatori giocano questo tipo di scommessa. Roma è un po' la capitale del gioco clandestino collegato con il calcio. In città e fuori esistono decine di bar che, accanto al totocalcio ufficiale, sviluppano un gioco clandestino con schedine illegali per miliardi ogni domenica. Le schedine per le scommesse clandestine sulle partite di calcio sono del tipo che vedete nelle immagini. Ecco un facsimile degli incontri di domenica scorsa. Accanto alle partite, le quote. Per chi aveva puntato sul pareggio fra Italia e Germania Est, per 100.000 lire avrebbe ricevuto 110.000 lire di vincita, quindi, contando la posta, 210.000 lire. Per la vittoria non molto prevista del Foggia sul Milan, la quota era del 2,20%, quindi, con 100.000 lire, 220.000 lire di vincita. Quote molto alte che si moltiplicano se si scommette sulla martingala, legando tra loro, come per le corse dei cavalli, i risultati di tre partite. Indovinarli non è facile, ma nel caso si azzecchi, le quote sono considerevoli e con 10.000 lire si può arrivare a riscuotere anche un milione. È un racket strettamente tenuto nelle mani di insospettabili finanziatori e gestito dalla mano armata della malavita locale. È difficile ottenerne una testimonianza diretta. Un personaggio che c'è dentro fino al collo ha accettato di parlarne senza essere riconosciuto. Ho paura del rasoio, ha detto, riferendosi ai pericoli che corre chi infrange il muro dell'omertà. A Roma ce ne sono disseminate centinaia di questi ragazzi che vanno in giro con la doppia matrice per rilasciare il buono della tua scommessa, dalle 10 alle 20.000 lire, scommessa multipla, e ti pagano in ragione di quello che scommetti. Ma c'entra il gioco, non lo tiene il proprietario del bar, il proprietario del bar prende solo la percentuale. La sua piccola percentuale, il proprietario del bar, molto piccola, perché... Quant'è? Ma io penso che sia sui del 10%, perché a dividere la torta sono in tanti. Tanti chi? I grossi, quelli che tengono il banco? Non sono mai stati i piccoli che mangiano troppo. Logica conseguenza, sono quelli grandi che debbono mangiare più degli altri. Si conoscono questi bar nell'ambiente dove si fa questo gioco? Ma questi sono, guardi, sono alla luce del giorno. Dove va lei ne trova. C'è chi guadagna di più e chi guadagna di meno. Se lei va a
un sabato fino alla domenica mattina dentro un bar o dentro una casa da gioco o un posto dove trova normalmente quelli che giocano centinaia di mila lire tutti i sabati e domenica. Chi è che tiene le fila, che dirige questo grosso gioco per miliardi? Senta, parola d'onore, io penso che sia proprio immancabilmente come le sto dicendo io, che quello che tiene il gioco di un così immenso alveare deve stare molto, ma molto, molto in alto. La paura è la vera legge che domina il mondo delle scommesse. L'ex pugile che abbiamo intervistato ha molti motivi per essere cauto. Chi trasgredisce paga duramente. I misteriosi tessitori del gioco clandestino non transigono. Come per tutti i racket, gli interessi sono di decine di miliardi e non si ammettono debolezze.